Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, come posso non ringraziarvi per tutte? Io lo faccio sempre, raga, lo faccio sempre perché mi fate veramente riempire il cuore di gioia, raga. Come potrei non ringraziarvi per tutte le visual che questa mattina mi state regalando e che mi avete regalato sul video che parlava di Android? Abbiamo visto, ragazzi, come ho sbagliato a cliccare. No! Abbiamo visto, ragazzi, come sia venuto fuori da un sito molto affidabile una lista di dispositivi che sembra essere quella ufficiale, ragazzi. Quindi mi raccomando, non disperate se il vostro dispositivo non è nell'elenco, perché comunque ci avevano già garantito che verrà sviluppato sulla maggior parte dei dispositivi Android. Probabilmente quella è una lista che gli serve per capire come gira sui primi dispositivi un pochettino più forti, tra virgolette, di ultima generazione, per poi cominciare anche a svilupparlo sugli altri, o magari arriverà disponibile subito per tutti. Oggi però, ragazzi, parliamo di un altro evento che è sulla bocca di tutti, anche di noi europei, che non dovremmo in teoria c'entrare nulla. Come sapete, ragazzi, abbiamo fatto già un paio di settimane fa il video relativo all'uscita di Fortnite per PC tramite il sito di Tencent. Quindi, ragazzi, ve lo faccio vedere. Questo è il sito di Tencent che stavamo appunto guardando poco fa. Domani, 24 luglio, sarà disponibile, ragazzi, Fortnite per i giocatori che arrivano dalla Cina e dal Giappone, perché loro ancora non lo hanno sui loro computer. Come sappiamo, ragazzi, la cosa non si ferma qui e l'evento dell'uscita di Tencent è una cosa veramente molto molto sentita da tutti i giapponesi, da tutti i giocatori di TDS o comunque di videogiochi sparatutto in generale. Prima di farvi vedere alcune immagini, ragazzi, che ovviamente sono relative all'uscita del nostro Fortnite, anche di la Fortnite, anche di là, voglio farvi vedere il trailer che è uscito. Io mi rimpicciolisco un pochettino. In Cina, in Giappone, da qualche parte, comunque in quei posti là. GG, ragazzi, questo era il trailer, il promo di Fortnite per dispositivi per computer della nostra controparte cino-giapponese, ragazzi. Quindi GG per quello, e non è l'unica cosa che questi fortunati giocatori potranno avere a disposizione, ragazzi. Molti di voi già lo sapranno, ma io voglio farvi vedere alcune immagini relative a degli oggetti esclusivi unici che loro avranno e che forse con qualche sgabolatura, sgarafini, riusciremo forse ad avere anche noi. Ci
mettiamo la riserva di non sapere se arriveranno anche per noi questi oggetti, se riusciremo ad ottenerli oppure no. Io ve l'ho detto, se volete facciamo una colletta, io vado in Cina, mi creo 12.000 account e vi mando gli oggetti. Per me problemi non ce ne sono. Allora, sgadafili, sabatuli, ragazzi, la prima immagine del giorno, ragazzi, la stiamo vedendo in questo momento, c'è una dimensione veramente incredibile. Ok, ecco, possiamo un attimo ridimensionarla come al solito, tu fai le immagini e loro si dimensionano come cacchio vogliono. Questa, ragazzi, è la... fatemi un attimo chiudere qua perché non capisco che cacchio si sta aprendo, chiudi. Allora, perché, ragazzi, questa è la, come si dice, copertina, probabilmente la lo screen iniziale di download per quello che riguarda il loro Fortnite. Sono rimasti alla stagione 3 con l'astronauta, però lo sappiamo, ragazzi, loro arrivano dopo, recuperano tutto con calma. Mi viene un attimo all'occhio una cosa che non avevo notato prima: chi è questo tizio, ragazzi? Ah, questo è il tipo tossico lì che si butta giù di prepotenza. Molto carino, molto carino. Come vediamo, ragazzi, una bellissima immagine di screen iniziale. Ma proseguiamo, ragazzi, con le due skin incredibili che saranno di default per i nostri amici giapponesi. Ragazzi, come vedete, molto più carina la tipa, qua Neko avrebbe già sbavocchiato di prepotenza, molto più carina la tipa con il cappello nero spudoratamente presa dalla skin dei calciatori, ma ragazzi, anche il tipo ci sta, sempre meglio di quel tipo là che abbiamo noi con i capelli lunghi che sembra un barbonazzo, che anche lui non ha idea del perché sia lì, e soprattutto molto meglio della tipa con i capelli esplosi in testa, che anche quelli sembrano veramente ridicoli, sembrano usciti dalla giungla. Allora, ragazzi, andiamo avanti perché le immagini erano due, invece sbadam, e qua, ragazzi, entriamo nelle cose interessanti, e qua, ragazzi, entriamo nelle robe interessanti. Backpack a forma di scudo, strabello, raga, non chiedetemi perché, ma mi piace anche a me veramente veramente tantissimo, raga. Uno dei backpack più carini sicuramente del nostro Fortnite, veramente tanta roba. Poi noi lo stiamo vedendo in questa definizione che non è proprio altissima, io l'ho visto da qualche parte in high definition e fa veramente paura, ragazzi. Lo scudo, ci ricordano, è il logo di Tap Tap, ci dicono dalla chat, questo io non so se sia vero, mi fido, ragazzi. Abbiamo anche il secondo backpack che è il pinguino, ragazzi, come vedete, con le cuffie che fa l'occhiolino, che dovrebbe essere invece il logo di Wii Game, credo, però non ricordo, il contrario, comunque io credo di più che questo sia il logo di Wii Game perché i colori sono molto simili, mentre il pinguino quello di Tap Tap, come ce ne frega niente, noi dobbiamo trovare il modo, ragazzi, per ottenere questi due backpack, troveremo sicuramente il modo di farlo, ragazzi. E guardate, vi siete tenuti, mi tengo, ragazzi, io mi tengo e voi vi dovete tenere, perché, ragazzi, questi sono degli oggetti sbloccabili che i China potranno ottenere, ragazzi. E non so se avete notato, ma io l'ho notato, ragazzi, oltre a quella meravigliosa maglietta là in alto dove c'è ovviamente scritto Yongaza, che vorrebbe dire io gioco a Fortnite shit, la skin là in basso, ragazzi, tornerà disponibile per loro una delle skin della season 1, la tizia con il cappello da Babbo Natale, ragazzi. Veramente veramente incredibile come cosa, non capisco in realtà cosa sia questo coso qui, sembra un anello, io non capisco, cioè loro gli danno gli anelli, le magliette, regalano 5, 10, 100 e 20 V-Bucks, veramente allucinante quanto ci fanno rodere, perché sapevamo e Tencent l'aveva detto che avrebbe investito milioni di dollari per la sponsorizzazione, la pubblicazione, la pubblicizzazione di Fortnite nel loro paese. Quindi, ragazzi, GG per loro, veramente incredibile quanta roba c'hanno. E per chiudere, ragazzi, guardate qua, sbronk, anche una nuova scia, ragazzi, incredibile, incredibile, sono tutte cose, item esclusivi che noi ci possiamo solo sognare.
Beh ragazzi, io spero che questo video vi abbia un pochettino rinfrescato le idee su quello che arriverà da domani sulle piattaforme cinesi. Io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato, mi raccomando, un bel pollicione in su che non guasta mai, iscrivetevi in tanti al canale, noi ci vediamo in live. Ciao!